Cosa succede? Cosa c'ha? Porca di una Cosa? puttana! No, 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 vale, oh! Che cazzo? No, 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 vale. Ma vai via! Ma vai via! Testa di cazzo, corri! Vale. Non mi fa andare via! Non mi fa andare via! Non mi compare! Ma tua madre! Ma tua madre! Vai a Fammi far andare culo! via, fammi andare via, fammi andare via, fammi andare via. Cos'è sto schifo? Corri, Ma Vale, corri! vaffanculo! Cos'è sto schifo? Porca Cos'è sto schifo? Zii, è un boss. No, 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 che motosega, zii, non puoi toccarla. No, zii, piano, zii. zii! Mi ha atterrato, mi ha fatto un botto di danno. Leva quella motosega. Caga bambini, ci sono i bambini. No, Vale, sto morendo, sono morto. Sono morto, Vale. Vale, sono morto. Restami. Morto anch'io. Ma mi sono svegliato nel Pure lettino. io. Con la roba. È vero, c'abbiamo la roba. Allora, fermo, Vale, fermo. Vale, che cos'è quella merda? Mi sono cagato addosso. C'ho i brividi, Vale. Cioè, ci siamo avvicinati a sta bambina, che si presuma sia Megan. E poi gli è uscita tutta sta merda dalla bocca. Mi devi ascoltare, io ho avuto una Dimmi. paura fottuta. Allora, fatti delle bombe. Facciamo attenzione, però. Io tengo la pistola flare. Ok, la sta arrivando. Ti sparo, zii, ti sparo. Non l'ho presa, l'ho mancata. Zii, tirala. Tiralela. L'ho bruciata. Zii. No, zii, devi stare attento. Tirali la bomba. Gli sto tirando le bombe. Guarda lì. Zii, attaccala, No, attaccala. scappa! Attaccala, zii. No, Oh! no, 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 no. Morto. Curati. Morto, morto. No, morto anch'io. Io non ho più bombe. Io ce n'ho Cioè, una. ho due dinamiti. Però non ho capito una cosa. Se ogni volta che rinasciamo lei riprende vita o rimane con la vita che gli abbiamo tolta? Vale, ho notato una cosa adesso. Guarda, se tu guardi per terra, è tutto pieno di mini, di piccole impronte di sangue. Cioè, Megan è arrivata da laggiù. Mamma mia. Ma lo vedi che la mia teoria era giusta? Che tutto questo che è successo da poco. Mentre noi eravamo in esplorazione. L'ho bruciata. Corri. No, Beccata. ti ho bruciato, scusami. L'ho bruciata. Oh, m'ha ammazzato. Mi ha ammazzato anche a me. È troppo forte. Allora, Vale, non dobbiamo avvicinarci. Io Ok. c'ho l'arco in caso. Gli faccio danno con l'arco. Non posso tirarla se è troppo vicina. Non l'ho presa. E Ce l'ha com'è? non riesco a colpirla. Aia! Finché è così, basta che non fa quell'attacco elica di prima, perché con quello ti sciotta. Ok, l'ho bruciata. Sparagli con l'arco. Mi ha ucciso. Vieni, ritorna. Arrivo. C'ho la moto pronta per lei. L'ho Aiutami, veloce. mancata. Aia! L'hai presa? Vai, gli sparo con l'arco. Morta! Aspetta, la posso prendere Megan. L'ho presa. Oh, Megan. E cosa ce ne fa? Me ne faccio, Vale. Rianimiamo Timmy con Megan. Bravo! Andiamo. Minchia, Vale, ma cazzutissima poi. Cioè, visto? Ci Mamma mia! sciottava. Ma poi Cioè, guarda tipo. la bocca che è Ha la orribile! pelle trasparente. Fanculo Ecco, sta c'è. Megan! Timmy, ce l'abbiamo fatta. Mettila là dentro, Madonna. subito! Vai. Mettila subito, bravissimo! Ah, che non funziona! Life sample required. Ah, che non È va! richiesto vivo. Ma c'è una keycard in mano. Sahara. Ci aveva una keycard in mano. È vero, lo Noto, usiamo qua. là, eh. Va, funziona. Calmi Cioè, tutti. allora. Cos'è successo? Noi troviamo la porta.
la porta tecnologica di non si sa cosa. Entriamo, scopriamo che c'è un laboratorio. Poi troviamo Timmy morto. Scopriamo che si può rianimare mettendo un qualcuno di vivo dentro quel coso. Troviamo Megan, questa maledettissima Megan. Diventa un mutante di merda. E poi scopriamo che, vabbè, serve vivo e ci dà... Incredibile. Stiamo andando al secondo artefatto. È vero, è per quello sono gasato. Vai, vai, vai. Ma? No, dobbiamo rientrare in caverna. Davvero? No, minchia, io ero tanto felice di stare nel laboratorio. Pure adesso io. Tornare in caverna. Picchetto. Sì, prendi il picchetto, vale. E mo dove andiamo, scusami? Non ne ho idea, chi non ne ho una minima idea io. Ci sono due vie, vale. Qui si va sott'acqua. E qui dove si va, scusami? Ah no, qui non si va da nessuna parte. Dobbiamo andare sott'acqua. Tu vedi sto laboratorio abbandonato, vedi Megan e tutto. E tu pensi, vabbè, è successo da anni, da chissà quali secoli. Gli indigeni hanno evaso tutto, ok? No, vale, si vede che è successo da una porta. Piano. Non mi piace questo posto, vale. Oddio. Ma lo vedi che è pieno di sti scheletri così? Guardano tutti il centro. Guardano tutti al centro come se stesse per arrivare qualcosa che li ammazza. Ma fermo, fammi vedere la mappa. Dove siamo? Vale, ma noi siamo già stati qua. Ma cosa minchia mi stai... No, aspetta, allora. Vale, ma quanti collegamenti ci sono a sto cazzo di laboratorio? Perché? Perché? No, vale, ma questo è... Oddio. Troppo. Oddio. Ma guarda! Ma quanta gente è morta! Maronna! Vale, ma poi la cosa bella è... Chi ha fatto tutto questo? Chi ha fatto ma tutto questo? Una mente malatissima, cioè... Non... Perché poi? Si torna di nuovo in caverna. Ok. Ma dove stiamo andando, Vale? Dove stiamo andando? Si scende di nuovo. Io non so cosa dirti. A che c'è un ascensore. Ma che ca... Ah, c'è da usare la keycard. Ok. Ma poi dove ci porta? In basso o in alto? Oh! Siamo sulla montagna, Vale. Vale, perché tutto questo? Perché? Ma noi non abbiamo mai visto questa struttura? No. Così grossa. Cosa cazzo? Cos'è sta roba, Vale? C'è il secondo artefatto! Guarda! È quello là per il video! Ma cos'è? Ma cosa... Aspetta. Mi stai narrando? Qui cosa c'è? Attiva? C'è un aereo nei paraggi. C'è, no. C'è un aereo nel radar. Cos'è questo? Vale, vieni qua. Are you sure? Mi chiede se sono sicuro. Premilo. Sì. E cosa fa? Spegni l'artefatto. Cosa vuol dire che spegne la... Ha spento l'artefatto. C'è una... C'è un ascensore. Cioè, quindi si è spento l'artefatto. Andiamo giù, Vale. Andiamo giù. Io sono sconvolto. Io... Ho ansia. Oh merda. C'ho la pelle d'oca. Ancora sott'acqua. Basta, Vale, ti prego. Qua si scende ancora. Ancora. E qua cosa c'è? Qua si spacca. Togliti. Madonna. Si esce. No, non uscire. No, dobbiamo andare nella fune. Ma sono un coi... Stavo per cadere malamente. Cosa c'è laggiù? Ma
Ma lo senti che c'è un suono strano? C'è qualcuno, c'è qualcosa qua dietro. Metti le pietre, io non ce l'ho. Manco io. No, Vale, mi sa che ho capito. C'è da mettere qualcosa di specifico qui. Ma che cazzo ci mettiamo? Andiamo allo yacht. La keycard. Sì. Siamo sulla neve. La foto di Timmy. No. La brucia? Perché? No. Ti ricordi dove lo yacht? Sì. Ma tu, ah, ce, no, aspetta, tu ce l'hai, ce l'ho segnato, ce l'ho segnato. Ma io ho paura di quello. Scusami, ma scusami. Ma chi è il matto, il malato che ha messo un'entrata con una keycard in uno yacht? Appunto. Ma sarà uno scienziato, un qualcosa ma collegato al laboratorio. La cosa ancora peggio è che lo yacht è collegato alla keycard di questa cosa, del laboratorio. Ecco lo yacht. Apri pure. Quindi? Oh? Cos'è questo? Ma l'ho fatto? Lo andiamo a mettere nel coso. Bravo. La chiave. Andiamo. Corri. Muoviti. Ma poi, Vale, non so se hai notato, ma questo merda di accendino è infinito. non si spegne mai. Questa è l'unica cosa del gioco che è veramente infinita. Cioè, ma è OP. Questo gesto simbolico di bruciare la foto di Timmy vuol dire che non lo possiamo salvare? È per forza, è così. Ah, cioè, vuol dire che semplicemente è morto. Boh, è morto Timmy. Fine. Ho capito, ma abbiamo fatto tutta sta fatica per niente. Lo so. Per niente. È ingiusta sta cosa, cioè... È tutto un complotto. Sei pronto? Via. No, Aki, no. Scheletri. Che cosa c'è? Cos'è sta roba? Ma? Cos'hai preso? Non lo so. Che fai? Oh! C. Mi dice C. Ma cosa fa? Ma cos'è? Cioè lo piazza e fa luce. Ma che serve? Scusami. Ma fermo. Qui sono andato a cercare la pagina wiki di The Forest per capire il funzionamento della pallina strana che abbiamo trovato. E la definizione dice: la palla artefatto viene utilizzata per alterare il modo in cui funzionano i cannibali. Ci sono due modalità. Blu: farà diventare i nemici passivi o fuggire dalla palla artefatto. Rosso: attirerà i nemici e li renderà molto ostili. Semplicemente abbiamo queste modalità blu e rosso della pallina o dell'artefatto, come volete chiamarla, che servono appunto blu per respingere tutti gli indigeni, mentre la modalità rossa farà il contrario, ovvero ammucchierà un sacco di nemici, boss compresi, fino a farci fare un vero e proprio gioco ad ondate. Però scusami, l'origine di questo coso qual è? Come si è creato? Chi l'ha fatto? Perché? Facciamo un test. Modalità rossa. Ma mi sa che devo piazzarlo, sai. Ok, l'ho piazzato. Sono arrivati, ma di già? Guarda. Piazzato. Guarda come adesso... corrono. Fermo, voglio vedere cosa fanno. Corrono via. È ottima sta cosa perché almeno non ti rompono più i coglioni, Aki. Ho capito, Vale, ma se è finito il gioco, che cazzo mi frega? Appunto. A che serve? Madonna, ma questo è uno di quei giochi dove fai delle teorie da matti proprio. Madonna, ma sai quanto hype quando esce il 2? Non c'è nemmeno da dire, andiamo là. No, abbiamo esplorato tutto. È finita.
My next guest is a TV star, author, and real-life plane crash survivor. Here to talk to us about his new book, Rescue, along with his son, Timmy. Please, give it up for Eric LeBlanc. Nice to meet you, man. That's one hell of a story. So let's jump right into it. You've written a harrowing tale of survival and adventure with a plane crash. Look, you can see it on the cover. I feel like you're really blurring the lines here between fact and fiction. Oh, is that the axe? Hey, do y'all want a demonstration? Okay, we've got a setup right over here. Come on, don't leave me hanging. Come on, everyone. All of you want to see this too, right? What do you say? Well, come on, everyone. Yes! All right. Grab Timmy and let's head on over. Watch your step now. I got my axe. Where do you hold this thing? Oh, like this? Here we go.